Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Mattarella, il Mediterraneo banco di prova per valori comunitari. Un milione di diagnosi tardive per carenza di reumatologi. Obbligo della mascherina, dove è meglio metterla? Perché i capelli ci diventano grigi? In occasione dell'avvio al Festival du Libre di Parigi, il presidente Sergio Mattarella ha voluto rimarcare l'importanza dell'istruzione come anche dell'interscambio tra culture, senza i quali non si è in grado di progettare un futuro con chiavi interpretative adeguate. Ha poi aggiunto che il Mediterraneo è il nostro banco di prova per rilanciare i valori europei di cooperazione e fraternità comunitaria al fine di fronteggiare fenomeni complessi come guerre e altre catastrofi. In reumatologia si contano i milioni di diagnosi tardive solo in Italia, condizione che comporta il peggioramento della malattia per il paziente e costi elevati per tutta la società. Ce ne parla Gian Domenico Sebastiani, presidente della Società Italiana di Reumatologia. C'è una carenza di reumatologi a livello delle strutture pubbliche nel territorio, quindi dei presidi, delle ASL, negli ambulatori spesso manca il reumatologo. La persona che deve fare una visita reumatologica quando si rivolge al CUP regionale ha tempi di attesa biblici. Cosa accade quindi? Che questa persona si recherà da un altro specialista che non ha però le competenze e l'esperienza per valutare la sintomatologia e la malattia. Questo comporta un elevato dispendio di tempo e anche di energie economiche, perché verranno prescritti accertamenti inappropriati. La diagnosi tardiva comporta che il paziente, nel mentre che si arriva alla diagnosi, la malattia gli comporta dei danni all'apparato muscoloscheletrico, a volte anche agli organi interni. Questi danni si riflettono in una peggiore qualità di vita del paziente, quindi in un danno grave per la persona affetta, ma anche in un danno per quanto riguarda i costi sociali, perché la persona malata accumulerà invalidità e quindi i costi andranno a ricadere sulla collettività. Con la fine dell'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie, le società scientifiche ricordano che nonostante oggi la situazione epidemiologica sia molto differente, le mascherine restano comunque una protezione per i più fragili, soprattutto negli ospedali e nelle RSA. Claudio Tricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, avverte però che è necessario fare una distinzione tra luoghi in cui il rischio di contagio è ancora altissimo, soprattutto per le persone anziane, e luoghi dove ormai l'obbligo non ha più senso, poiché circondati da ambienti non protetti. Aumentano gli anni per tutti e con l'età aumentano anche i capelli bianchi. È uno studio condotto dalla New York University Grossman School of Medicine ha scoperto il meccanismo che si cela dietro questo cambiamento. La causa sarebbe la perdita della capacità di muoversi su e giù delle cellule staminali nei follicoli piliferi, cioè ciò che permette la produzione di pigmento nel capello. La coordinatrice dello studio, sottolineando l'importanza della motilità delle staminali, intende continuare a studiare un modo per prolungare questa funzione. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06-6227-4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.